Tuo padre parlava sempre di un fatto che era successo prima della tua partenza. Un lutto, la morte del padre, la casa di famiglia. Giovanna Mezzogiorno, nel film Tornare, imbruttita e sfiorita, torna a Napoli in un cammino quasi psicanalitico per fare i conti con se stessa bambina. Cosa è rimasta dell'adolescente sfrontata del passato? La risposta in un drammatico episodio dell'adolescenza che ripropone il tema importante della violenza sulle donne. È passato tanto tempo, eppure sembra tutto così presente. Come se lei avesse avuto questa fortuna insperata di incontrarsi a due età che sono state quelle fondamentali. E credo che io pensavo sempre a quante donne che conosco che mi dicono: io non so più com'ero, non c'ho più ricordi. Io c'ero, ci sono sempre stato. Non tutto funziona in un film che coniuga noir e psicanalisi, con al centro le donne, il loro cuore, i loro bisogni. Secondo me è anche giusto andare avanti e trovare una propria identità. Mi è capitato un po', appunto, diventando madre, però comunque è vero che è importante ricordare, ecco, non rimuovere. Qua siamo al sicuro, non ci può trovare.